questo pausa. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vendi tutti i suoi averi e la compra. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Per vivere in pienezza la promessa di Peppino e Maria, proveremo a riflettere su cosa sia lo spirito scout. Allora adesso invito la comunità Masci, per ciascun lettore, ecco, ognuno di voi legge un pezzo di questa riflessione. Lo spirito scout è un modo di vivere. Con successo la vita. Il successo che ci sta a cuore però non è quello che si costruisce sulla ricchezza o sulla forza o sulla bellezza o su chissà quale altra cosa esteriore. Consiste molto più semplicemente nell'essere felici, di quella felicità che si conquista impegnando tutto di sé, dalle braccia alle gambe, dal cuore all'intelligenza. E sapere apprezzare le bellezze della natura, la maestà delle montagne, le meraviglie di tutto ciò che è vivente, l'odore di un fuoco di campo, il silenzio di una notte di stelle. E anche sentirsi responsabili perché la vita e la terra diventino sempre più belle di come l'abbiamo trovata. E saper vedere il lato bello delle cose, coltivare in seguito un ottimismo profondo che rende la vita più interessante e molte volte anche più semplice. Lo spirito scout è lasciarsi guidare sempre in tutte le azioni, dall'amore secondo stando tra gli altri con amabilità e simpatia, disponibili
servire e capaci di riconoscenza per le gentilezze ricevute. Non è soltanto essere buoni, anche se è già qualcosa, e saper fare del bene, e questo è molto di più. Spirito Scout vuol dire essere sulla strada che porta a Dio, perché ovunque c'è amore alla vita, lì c'è all'opera lo Spirito di Dio. Dove ci sono uomini contenti di vivere insieme, là c'è lo Spirito di Dio. Dove ci sono uomini impegnati a fare il mondo più bello, là è vivo lo Spirito di Dio. Dove ci si accoglie l'un l'altro, così come siamo, pronti a darsi una mano, a condividere la fatica e la gioia, là agisce lo Spirito di Dio. Saltiamo questa parte e andiamo alla... rispettare una legge che non è un semplice aspetto formale, ma deve diventare un vero e proprio stile di vita. Baden-Powell: mettete in pratica la legge Scout nella vostra vita di ogni giorno. Non limitatevi a conoscere la legge a memoria. Mettetela in pratica e sarete ragazzi più felici e buoni di Dio. Adesso seguo la lettura di ogni articolo a chi ordinerà una breve riflessione. Quindi ecco, prima che voi leggete gli articoli della legge e Maria Cristina poi legge le riflessioni. Breve riflessione su ogni articolo. La guida allo Scout. 1. Pongo nel loro onore e meritare fiducia. Il primo articolo della legge aiuta lo Scout ad essere persone inserite nel mondo senza rinunciare nel vivere le proprie aspirazioni. Persona che ha fiducia nel prossimo e che la merita perché sa quello che fa, ha delle competenze e incarna i valori in cui crede in ogni istante della sua vita. 2. Sono leali. La lealtà con se stessi, a scoprire tutte le proprie potenzialità e i propri limiti, fa superare paure e aiuta a trovare linguaggi, parole e gesti che meglio esprimano la propria verità. 3. Si rendono utili ed aiutano gli altri. Lo scout e la guida vivono il loro tempo costantemente nell'attenzione all'altro, nello scoprire esigenze e necessità del prossimo, nell'inventare, tipico dello stile scout, il modo gioioso e sereno per rendersi utili. 4. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout. Lo scout e la guida sono amici di tutti, nell'accettazione del diverso, nell'accoglienza di chi ti disturba, nell'ascolto di chi parla un altro linguaggio. 5. Sono cortesi. Ma la cortesia non è solo un fatto formale di sorriso e infini, ma è la dimostrazione di un sincero interessamento per poter aprire quelle porte di interiorità altrimenti destinate a rimanere chiuse per sempre. 6. Amano e rispettano la natura. La natura è la grande maestra di vita. Il rispetto della natura si allarga al concetto di vita. L'accettazione e la salvaguardia della vita dal suo nascere fino a suo morire sono dimensioni della vita scout. Lo scout non è quello del universo, ma soltanto il suo gestore per continuare l'opera creativa di Dio. 7. Sanno obbedire. Obbedienza è spesso intesa come sinonimo di perdita di libertà, dipendenza da qualche potere. Invece, obbedienza è soltanto la regola per star bene, per riuscire ad essere quello che si è. Come non si può giocare se non si seguono le regole, così è per tutta la vita. 8. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Lo scout è la persona della speranza, alla grida del lottatore, non la rassegnazione di chi disarma, non la reabilita di chi si lascia andare. Cambia la storia, non la subisce. Questa speranza fa cantare lo scout anche nel pianto. 9. Sono laboriosi e ricordi. Sappiamo tutti che le cose ottenute faticando e lavorando danno più soddisfazione. Sapersi arrangiare da soli, progettare e realizzare ciò di cui si ha bisogno, inventare piccoli e grandi mezzi per star bene. Lo scout è lavoroso, non aspetta che altri risolvano le difficoltà. 10. Sono puri di pensieri, parole ed azioni. L'essere puro è riuscire a non farsi influenzare dall'esterno. Lo scoutismo conduce a intonare la propria vita sulla bellezza e trasparenza. Tutto sulla legge che ripeto, tutti dobbiamo rispettare. Adesso andiamo un pochettino a rammentare anche a noi che abbiamo fatto la promessa, ma il significato della promessa che abbiamo fatto tanti anni fa.
davanti a questo fuoco tranquillo, vieni a fare la tua promessa. Non è difficile, non è presuntuoso. Promettere che si vuol fare del proprio meglio per servire Dio, aiutare il prossimo, obbedire alla legge. Non è difficile perché tu non prometti di non sbagliare, di non disubbidire mai. Non lo potresti perché non sei un santo. Non più di me, non più di noi. Prometti solo di fare del tuo meglio, quel che puoi, come puoi, del tuo meglio. Davanti a questo fuoco tranquillo vieni a fare la tua promessa. La promessa è una forza, una direzione che dai al tuo sforzo, e lo sforzo ti condurrà di sforzo in sforzo attraverso la vita sino alla meta che ti sei proposto. La promessa è una forza, quando l'avrai fatta non sarai migliore, ma più forte. E se ti capita un giorno di esitare, di non sapere se una cosa si può fare oppure no, ti ricorderai che una sera davanti a un fuoco tranquillo, nell'ora in cui le luci si velano e i rumori si attutiscono, in mezzo a dei compagni che avevano lo stesso ideale, hai promesso di servire Dio e non esiterai più. Saprai se quella cosa si può fare oppure no. La promessa è una forza. Non sarei sempre ben disposto come oggi, non avrei sempre quella gioia traboccante e questa calma serenità, perché nella vita ci sono tormente, grandi stanchezze, dispiaceri di fanciulli, tristezze di adulti, crisi e certezze. Allora forse un triste mattino di una triste giornata ti direi perché tutto questo. E poi ti ricorderai che una sera davanti a un fuoco tranquillo, nell'ora in cui le luci si vedono, le luci si attutiscono, in mezzo ai compagni che avendo il tuo stesso male hai promesso di servire Dio. E non direi più perché tutto questo. Ma poiché non hai che una parola, poiché la tua anima è semplice e retta, poiché non puoi servire i tuoi padroni, né obbedire alle tue leggi che si contraddicono, resterai fedele alla tua promessa. Servirai Dio, aiuterai il prossimo e obbedirai alla legge. La promessa è una forza. Altri l'hanno fatta prima di te, altri la faranno dopo di te. Adesso il momento, ecco, se volete, che sarà sempre di fare una piccola riflessione anche per Maria Peppino. Pensavo che non andare tanto. Perché questo Vangelo? Perché mi piace l'idea del paura della famiglia che vi avete creato. Il fatto di creare e di tirare fuori da queste parole che fa molto famiglia, che era di tirare fuori in fondo tutto quello che poi avete trasmesso ai vostri figli. Quindi ecco, io sono contentissimo perché quel fazzolettone sono una formalità, perché voi lo già siete stati da bambino. Ci avete visto crescere, ci avete visto giocare, ci avete visto discutere, però ecco, oggi non è altro che un mettere una formalità, una cosa che in realtà esiste da sempre. Vi ringrazio perché da questo baule io ho imparato tante cose. Abbiamo condiviso un tratto di cammino insieme e questo dato di cammino, la cosa che mi è sempre un attimino, come posso dire, fatto l'unica a bocca aperta, la vostra capacità di accoglienza. L'accoglienza fa 460 gradi, che non è solo un'accoglienza. Io mi ricordo che quando andassi ad abitare a Speri, mi sono disbaglio, una volta c'era scritto imparata libera, ingresso, una cosa di questo tipo. Ma non mi ricordo se fu pensata da voi, da Chiara, da Giovanni, non mi ricordo. Però ecco, questo ingresso libero so che voi ce l'avete proprio nel cuore, quindi ecco, grazie per questo insegnamento che mi avete dato. Allora, io sono preparato comunque. Parlare dopo Luca Marozzi, dopo queste parole, non è semplice. Obiettivamente, però quello che possiamo un po' riflettere sulla promessa anche fatta in un'età meno giovane, no? È che deve essere uno sprone a tutti quelli che già l'hanno fatta, perché hanno vissuto un pochettino quello che si deve dire, no? A un campo, no? Per la sera, non mi ricordo meno, che oggigiorno, specialmente in questo momento, no? Ci sono molte incertezze qua, qui in questi valori ci sono delle certezze, che è quella del volersi bene, dell'accoglienza, della casa aperta, no? E quindi più dello scottismo in questo momento, sì, il cristianesimo, il cattolicesimo, tutto quello che mi pare, però a noi nella nostra realtà
è una cosa piena, vissuta, vivente, vissuta, vivente. Noi lo stiamo facendo tutti i giorni. Quindi, ecco, la mia riflessione oggi, ma che perfino non è che dici tante cose, condividiamo molte cose, molte, tantissime, condividiamo. Però è che il bello è che la condizione sia ancora fuori. Noi siamo dentro, ma dobbiamo essere anche fuori. Quindi ecco, questa promessa la dedichiamo a tutta la gente che non c'è e tutta la gente che vorrebbe riavvicinarsi non c'è coraggio, a tutta la gente che ha voglia di fare qualcosa e non la fa, non tanto per vista, perché qualche volta manca proprio la sollecitazione, la sensibilità degli altri, ecco, dobbiamo essere un po' questo sale che poi insaponisce le cose da fuori. Io ho avuto modo di conoscervi, nel senso di relazionarmi in maniera un po' più stretta, diciamo, in tal età, anche mia. Però dico solo una cosa, perché tutti l'abbiamo detto, perché vi conosco da più tempo, è già tutto. Nessuno guarda il prossimo come tu. Grazie. È un testimone, che non è un maestro. Che maestro ce ne stanno due pochi, che testimoni ce ne stanno pochissimi. Ecco, se voi prendete i 10 punti della legge Scout, ma per capace di altri testimoniati, dal primo giorno in cui siamo venuti a lui, con piccole eccezioni qua e là, sono meritati. E quindi niente, noi non possiamo essere più felici in questo momento, più orgogliosi di loro e soprattutto orgogliosi di vedere qui, perché poi vedono anche i nonni che testimonieranno queste cose belle. E soprattutto mia mamma ha capito già la metà dello scautismo, che un giorno sono stata in doppia di strada di un giorno di no? Mamma è sempre stata allegra, cazzona, come si dice, cioè fa gli scherzi e papà gli va dietro, però subisce un po' questa cosa, però ha imparato a godersi la vita e anche qualche scherzetto e qualche battuta. Quindi lo scout fa dei figli, come diceva Luca, questa però secondo me non è solo una formalizzazione, è una loro precisa scelta, perché credo che a 80 anni le cose si fanno solo di fare. E quindi, veramente, orgogliosissimi di voi, grazie. Volevamo diventare senatori a vita. Io volevo dire una cosa, io sono stato poco negli scout, però che accolgo i miei figli, tutti e tre, e tutte le volte che sono venuto al campo, il sorriso che, cioè il vostro sorriso, come si può dire, rimasto nel cuore, tanto attualmente c'era un tempo di quella gente che ci sono, ciao, sempre col sorriso, anche se sta arrabbiata, anche se c'ha problemi, è una cosa meravigliosa col sorriso. Io stamattina quando pensavo questa cosa di oggi, mi è venuta in mente solo quella frase di Bibi che dice guarda lontano e quando pensi di stare guardando lontano, guarda ancora più lontano, perché ecco, però mi è venuta solo questa, e credo che rappresenti bene. Io Maria e Pino ci siamo incontrati per tanti motivi, per tanti anni, ma non ho vissuto, un po' mi è dispiaciuto, non ho vissuto l'esperienza che avete avuto voi in Luca con loro, però siamo sempre incrociati perché Maria la conosco da sempre, perché lavorava con mamma, e questa cosa del guardare ancora, oggi proprio mi sento questo, cioè del fatto che veramente stanno guardando la nostra. Qui ci sono persone che hanno fondato lo scoutismo
a Villa Pigna, ci sono persone che hanno fatto le prime squadriglie del riparto, c'è un po' la storia dello snowboard, no? Già una giornata veramente speciale. E spesso si dice, no, che lo scopismo è per tutti, ma non tutti sono per lo scopismo. Maria e Peppino erano scout ancora prima che fondassimo il gruppo, ovviamente. Quindi direi che questo è proprio il culmine di una storia lunga, piena di episodi molto belli e piena di persone molto, molto belle. Grazie a tutti. Ecco, non ho parlato prima perché, ecco, dico qualcosa, c'ero cioè anch'io, e con Peppino ci siamo fatti diverse chiacchierate, vero? Sia nei campi scout, sia in parrocchia, ma più nei campi scout. E lui e Maria sono state le prime, alcune delle prime persone, forse le prime persone che ho incontrato nell'estate 2015, quando sono arrivato da Diacono. E di te, Peppino, ho apprezzato subito il buon cuore, la sensibilità e che si manifesta anche nel tuo commuoverti abbastanza subito nel momento in cui si trattano alcuni temi. E quindi ecco, riconosco veramente sia il tuo spirito scout sia il tuo spirito di cristiano. Quindi ecco, con la benedizione che ti do, chiediamo veramente che il Signore ti benedica e benedica anche questa tua, tra virgolette, vecchiaia, età matura, senza offesa, che però ha una grande benedizione che si esprime nelle presenze di oggi. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Amen. Rivolga il tuo volto su di te e ti mostri il suo volto. Amen. Ti mostri la strada e ti rivolga la pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preferito. Adelmo accompagna Maria, si vede che oggi dobbiamo fare la che dice che non ha accompagnato il suo bello preferito. Lo sentivo che stava raccontando questa è una cosa particolare, è un'aria. Conosci la promessa?
che io non ci sono più stabile. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare il mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Maria, da questo momento sono parte della famiglia scout, prima c'era la cultura, prima la promessa, infatti. Poi, bene, come dicevo prima, anche Maria, che è una delle prime parrocchiane che ho conosciuto, eravamo, non mi ricordo mai se è San Giorgio all'Isola o Isola San Giorgio. San Giorgio all'Isola, Isola San Giorgio al nome. E lei era ai fornelli, affaccendata, e mi ha detto: questo è il nostro stile, ricordo. Questo è il nostro stile. E quindi mi ha introdotto subito in questo bel clima familiare. Poi, quando ho scoperto che era una consuocera di Trisciani, mi si è aperto un mondo. E quindi ecco, con questa è l'unico neo della città. Poteva andare peggio, dai. E allora veramente il Signore ti benedica ancora, e poi tu sei una delle affezionatissime della messa del mattino. E sei sempre lì al tuo banco e a pregare sicuramente non solo per te ma per tutta la tua famiglia e per i tuoi cari, di questo ne sono certo. E allora riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e ti conduca alla pace. Amen. Ti porti alla pace e ti conduca alla salvezza. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un posto un po'
anche quando non sarete più ragazzi. E Dio vi aiuti in questo. Il vostro amico Padre Paolo. Signore sia con voi e con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Adesso noi vi salutiamo perché abbiamo la celebrazione. E ancora auguri. Grazie. Eravamo ragazzi ancora. Perché ognuno dentro di sé meditava qualcosa dentro, no? Ma veramente grazie di tutto, di tutti. Io abbraccio Maria, abbraccio Maria. Lo vedi il tuo sorriso c'è sempre? Il tuo sorriso c'è sempre. La cosa più importante. Grazie.